Buonasera, ho esagerato con l'altezza qua, non leggo più i commenti, se no che sono piccina. Buonasera, non ho neanche il caffè, ho appena finito di aprire tutte le scatole e quindi sono super di corsa, ma vi faccio vedere velocemente, mi è arrivata la notifica, che commozione. Vi faccio vedere al volo e poi vado a mangiare qualcosa. Oggi giornata di rientro intensa, qui di fianco stanno facendo dei lavori, quindi è tutto il giorno che stanno trapanando, battendo, dispando. Salve, sono Clelia e soffro di emicrania, questi rumori mi irritano. Buonasera, ho preso anche un po', ho fatto un movimento strano e ho la schiena che non va tanto, però vabbè, piano piano, ci ho messo tutto il pomeriggio a disfare queste scatole, piano piano piano. Volevo farvi vedere queste cose così poi è fatto. Questa nuova collezione di Doodle Bug arriva quasi di soppiatto, nel senso che non me l'aspettavo, ma è una roba bellissima che quasi quasi potrebbe farmi decidere a fare qualcosa tipo planner. Tipo. Buonasera, faccio veloce veloce. Prima di cena e vi faccio vedere queste cosine che sono arrivate. Poi sono arrivati dei rientri di Doodlebug, di Spellbinder, scusatemi, è già finito di nuovo l'ombrello, ma adesso lo riordino, parola. È tornato qualcosa di Florilege, domani credo che arrivi My Favorite Things, ho comprato queste fustelle nuove con la musicassetta, non si poteva non comprarle. E le montiamo assolutamente in una card, questa settimana vorrei fare anche il Project Life, insomma vorrei fare tante cose e ovviamente ho preso uno strappo alla schiena. E non è stata la migliore delle giornate. Ma vabbè, da quando? Buonasera! Domani, dicevo, arriverà My Favorite Things. Credo che potrebbero arrivare anche un reintegro di Mintopia e di Elua Seed. Vediamo come vanno le spedizioni. Mi è scritto problemi d'ordine, li leggiamo domani mattina. È la prima cosa che fa Elisa quando arriva, farà donna. La schiena potrebbe andare meglio. Io che non faccio mai movimento, ovviamente imbrocco quello che mi incricca la schiena. Tutto bene, quindi ci ho messo tutto il pomeriggio ad aprire queste scatole, piano piano, lentamente lentamente, e vabbè. Gli arrivi dei kit, allora domani mi danno un aggiornamento sulle carte, ma credo che manderò una mail a tutti dicendo che spediremo dal 20 in poi, perché non abbiamo le carte, e se tutto va bene potremmo riceverle tipo lunedì, e quindi lunedì è il 16, quindi insomma... Dobbiamo anche farli questi kit. Penso che inizieremo a smistare le fustelle, i timbri singoli, di modo da portarci avanti. Le tessere del Project Life ce le abbiamo già, ma tutto ciò che è kit e collezione non ce le abbiamo. Abbiamo i kit, no, non abbiamo neanche gli effemera perché ce li spediscono l'11, quindi tutto bene. Che non fai mai? Probabilmente sì, perché ovviamente sono sempre super super contratta, super fredda, e quindi quando fai quel movimento che non dovresti, track. Vabbè, cosa dobbiamo fare? La vecchietudine si aggiunge a una giornata già non particolarmente felice, almeno sono arrivati tanti giochini nuovi. Quindi. Buonasera, allora prendiamo subito il pad di carte, che così. Queste carte qui ci sono anche singole e secondo me sono anche un'ottima idea per incorniciare un ricordo legato a un mese. Si può fare una sorta di mini planner direttamente sul foglio, adesso ve li faccio vedere. Dalla chiropratica, no, no, paura, io paura, paura. Speriamo, l'11 spediscono, quindi il giorno dopo tendenzialmente gli effemera dovrebbero averli. Oggi sono arrivati, ma vi giuro non sono riuscita ad aprirli, i puffi, i washi, sticker e chipboard. Adesso magari poi chiedo a madre se mi dà una mano e mi tira fuori un pezzo per, ma questa schiena oggi è stata veramente la ciliegina sulla torta, e in più non ho neanche i cerotti medicati in casa, quindi stasera andiamo solo di antinfiammatorio, tutto bene. La differenza tra queste, adesso vi faccio vedere, perché in realtà qui ce ne sono tre. Allora, partiamo dalle cartellette. Le cartellette sono queste qui e ci sono in diversi colori. Credo di averli presi tutti i colori che sono arrivati, che sono il craft, il rosa, il verde lime e il pesca, diciamo, coral. Ne apriamo una. Si è inclinata una fossola a furia di cotossire. Ma davvero? Cioè, perché tossendo possiamo realmente inclinarci? Adesso mi vivrò con l'ansia. Davvero, Monica, aiuto!
Vabbè. Allora, guardate, questo blocco qui, oltre a essere carino ed è grande, perché deve contenere le carte 30x30 agilmente, quindi è 35 centimetri per 35 sarà, sì, 35x35, ha qui questo bel pinzone, qui è chiuso con la plastichina, quindi non lo apriamo, e serve per tenere fermi questi fogli, per fare una sorta di planner a calendario da tenere esposto, appeso, non lo so, non importa, è bello. È successo anche a tua mamma, veramente, aiuto. Viviamo con ansia i momenti. Scusate questo rumore qua. Una garza impregnata di albume d'uovo, davvero? Perché adesso ho questo punto sulla destra che appena mi muovo. Vabbè, scusate, tolgo queste che fanno un sacco di rumore. Dovrebbero essere questi i quattro colori. Non so se li ho presi tutti i colori, ma mi sembra di sì. Mi sembrava di averli ordinati tutti. Adesso li appoggio qua. Aia, aia. Ok. Allora, partiamo dal kit normale, ne apriamo uno, abbiamo sia il kit che tutte le carte singole, perché magari vi va di prendere quella di un colore particolare perché volete incorniciare quel mese, quella settimana, e può essere del colore che più vi aggrada, ovviamente, no? Questa è la collection con tutti, i miei capelli, e questo il kit, questo qui, contiene anche i due abbellimenti singoli, se qualcuno si ritrova una chiusura un po' sgangherata, sappiate che è il pacchetto che ho aperto io. Allora, cerchiamo di non fare danni. C'è, a parte le carte in sé, abbiamo un foglio di sticker con tutti i mesi e un blocchetto. Ah, sono legati insieme, Clelia, non lì, per carità. Due fogli con i numeri del calendario che voi potete andare a collocare dove volete nel quadratino apposito. Guardate. Si appende, si appoggia, non è esattamente necessario in questo momento preciso sapere come usarlo, secondo me. Io li ho ordinati così, di pancia. Davvero l'albume? Vediamo. Perché ho fatto quel movimento e quando facevo quel movimento mi sono detta ecco, 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 ecco. Adesso tra poco arriva la stilettata, non respirerò più. Vabbè. Allora, ci sono 12 carte e sono fatte così. Potete abbinarle alla plancettina sotto oppure potete usarle in contrasto. I giorni della settimana, la settimana generalmente quando è fatta da americani e inglesi inizia sempre con la domenica, e dall'altra parte in tinta unita. E c'è il rosa scuro, il rosa chiaro, adesso ve li faccio vedere tutti così, e ci sono ovviamente anche tutti i singoli. In questi spazi, oltre a mettere i numeretti, gli icons, i mini icons, i die cut sono un po' troppo grandi, gli ozenenze, i chitchat sono grandi, magari qualche chitchat che vi avanza può andare assolutamente bene qui sopra, sì, però guardate, anche i doodle pop, una finestrella con i doodle pop, vedete, l'idea è di decorare, andando poi ad indicare magari quella che è la ricorrenza o quello che volete andare a documentare, però semplicemente con gli appiccichini, ed è delizioso. Io non sono mai riuscita a tenere un'agenda, un'agenda per gli impegni, figuriamoci decorata, però questa mi sembra una cosa così deliziosa. So delicious. Alida, ti aspettavo al varco, ti aspettavo. Coral, orange, tu come ti chiami? Tangerine. Eccolo qui. Bumblebee. Ah, poi è tornato anche il powder tool, scusatemi, della Tailored per disattivare l'adesività. L'adesività forse non esiste, insomma. La polverina antistatica della Tailored, scusate, sono stanca. Ma dovrei averne presi abbastanza, poi insomma, nel caso poi ripristiniamo le scorte, non vi preoccupate. Voilà. Così. E in salotto. In salotto, certo, non serve necessariamente una collocazione, io ritengo, cioè non in questa fase non è indispensabile sapere come la useremo, insomma, no? Quindi in questo kit avete a disposizione anche i due set di abbellimenti che ci sono anche singoli laddove vogliate prendere solo le carte. Buonasera. Allora, cerchiamo di rimettere tutto questo qui dentro senza fare danno. Così. Okay.
Scusatemi. No, perché adesso tossire ho un po' paura. Sapete com'è. Così. E chiudiamo. Questi altri due set sono praticamente un'idea su come usare queste carte in modo tematico. Questo per esempio è il calendar kit Baby Girl First Year, quindi sono 12 fogli che possono andare a documentare gli eventi principali più importanti dei primi 12 mesi. Eccolo qua, sì, Lucifer è caduto un secondo, devo trovare il tempo prima o poi di fare i video, ma non ho ancora le carte, quelle fatte ad hoc. Prima o poi... Cioè io credo di portare sfiga alle tipografie, detto proprio perché questa con cui lavoriamo di solito sulle piccole quantità sono più problemi che do che altro. La tipografia nuova ha mandato in stampa le nostre carte e si è rotta la lastra con le nostre carte dentro la stampante, che sono quei macchinari che comunque costano parecchio, ecco, quindi saranno stati veramente difficili. Allora, dicevo, calendar kit tematico, quindi 12 mesi, quindi lo sticker dei mesi, con gli abbellimenti, vedete, quelli che loro inseriscono all'interno di questo kit sono gli icons e i mini icons. In questo modo, sì, e purtroppo sì, non so che vi devo dire, cioè, è destino che li spediamo dopo il 20, così, cioè, mai una gioia, fate attenzione che se la vedo arrivare mi scanso, ecco. Come vedete, drinks from cup, inizio a bere dalla tazza, la gita dalla nonna, e qui si possono usare tutti gli abbellimenti. Questo è un ottimo modo per usare anche gli avanzi, quindi quando fate un albumino, quando fate delle card, vi avanzano un po' di sticker. Doodlebug è molto generosa con la quantità di elementi presenti all'interno di ciascun pack di abbellimenti, che siano icons, mini icons, che siano odds and ends, insomma, no? Ti chiederò il numero, Giusy, sempre che tu voglia così male a tuo cognato da presentarmi come cliente. Tommy, chi lo sa? Allora, io ho ordinato sicuramente un bundle, quello che abbiamo, così, lo dico, forse non dovevo dirlo, non dovevo dirlo, cancello tutto. Sicuramente, io ho già ordinato, non so se... Dopo quest'ordine ci sarà ancora la possibilità di aggiungere, perché è una release tematica, quindi mi viene da dire forse non è grande come quella di Natale. Non credo che per mercoledì, quando lui farà il live, avremo già le cose qui. Magari poi saremo particolarmente fortunati, però secondo me non le avremo ancora. Fatemi vedere quando pensano di spedire, perché io ho già fatto l'ordine, quando pensano di spedire e di conseguenza se dobbiamo settare un preordine o no. Spero che per mercoledì possano già esserci in casa le cose, ma secondo me ho ordinato questa sera, quindi ragazzi, chi lo sa. Siamo tutti pronti però in attesa. Allora, icons e mini icons, e qui avete insieme i numeri e i mesi, e ci sono, se non erro, 12 carte, ovviamente, no? Fatemi guardare lo spessore, direi di sì. Mini icon cupcake. A 3, 6, 9, ci sono 9 carte, 3, 6, 9, 12, scusate, perché non so, ci sono 3, 6, 9, 12, ok, e stessa cosa, tematica, il baby boy, sempre per il primo anno. Questa cosa pensatela anche con tutte le varie collezioni di Doodlebug, che comunque si prestano perfettamente per permetterci di decorare queste pagine un po' qualsiasi tema: dinosauri, camping, Natale, può essere decorato come volete, e non necessariamente dovete fare sempre i 12 mesi, ma può essere anche un modo semplicemente per decorare e inserire una foto, magari all'interno del mese inserite le fotine piccoline di quelli che sono gli eventi più rappresentativi. Può essere, perdonatemi se insisto sul fare memoria, un modo alternativo di fare memoria in più. Non sappiamo contare, ma vedi che io sono come vedi, io sono sempre coerente, non so contare mai e a volte non leggo neanche le cifre. Anche qui abbiamo i calendar numbers, i mesi, gli icons e i mini icons, e questo è un esempio di quello che si può ottenere. È molto carina secondo me questa cosa. È un po' plannerosa, ma poco, fattibile anche per gente come me che non è capace di stare dietro alle agende. Eric Lupin sa qualcosa. Però è deliziosa e può essere fatta anche con gli avanzi. In questi kit ci sono anche gli abbellimenti, quindi vi forniscono già una roba tematica. I fogli sono coordinati, vedete, i fogli sono questi. Ce ne sono 3 per tipo, 3 per tipo 12. 12, Tiziana. Vedete anche qua,
sono questi, però in realtà con i fogli singoli lo potete comporre come più vi piace. Nel kit intero qui ci sono tutti quanti, uno per, ma in realtà questo sarà, immagino, un prodotto continuativo per loro. Questi set sono perfetti per essere utilizzati con gli avanzi. Se potete fare un mini layout lì sopra e regalarlo, facendo riferimenti insomma a quelli che sono gli eventi del mese, una nascita, un compleanno, io la trovo un'idea deliziosa. Adesso acchiappo anche le borse, così cerco di farvele vedere. Sono borse in tela, mi sembra tipo un TNT al tatto, adesso lo prendo. Sai che adesso non so a memoria i prezzi, ma li trovi nella sezione del perdonatemi, mi sono arrivati oggi, non ho li ha caricati Lisa, non ho a memorissima quanto costano. Trovate tutto nelle novità del sito. Oh, sono contenta che hai finito i My 12 Days, brava. C'è stata un'impennata di abbonamenti nuovi in questi giorni, credo dovrei aver sistemato tutto. Se qualcuno volesse ancora abbonarsi, potete ancora farlo e creiamo a mano l'ordine per gennaio, perché quello che fate adesso ovviamente rappresenta il kit di febbraio, si generano e si pagano e si ordinano sempre con un mese in anticipo. E sono molto contenta, siamo di nuovo intorno ai 500 abbonamenti, quindi insomma va bene. Ti si aprisse il sito. Beh, aspettate che acchiappo le borse. Allora, queste devo dirvi che è un po' che me le guardo. Allora, le ho viste già, adesso non saprei dirvi di preciso quanto tempo fa, ma mi sembra che questa qua con i pois ci sia già da un pochino. E mi sono detta, ma chi le vorrà mai? Poi le ho viste in un loro live e ho detto, vabbè, io comunque, cioè, nel caso. Adesso ne apro una piano. Ci sono i pois e arcobaleno. Quell'arcobaleno la trovo deliziosa, ma i pois. Voilà. Allora, foldable tote. È una borsina pieghevole. Vedete? Si stringe a fisarmonica, praticamente così. E qui ci potete mettere... Sì, qui ci starebbe comodo. Comodo no. È un po' strettina. Però, insomma... Ma all'inizio ero un pochino titubante, devo dirti, però poi le ho viste in questo live, io non sono per niente, non mi faccio assolutissimamente mai convincere da nessun tipo di pubblicità visiva, figuriamoci. Oggi vi dico solo che mi è arrivato un qualcosa che devo aver ordinato in un momento di noia e non ricordo di aver ordinato e non capisco neanche che cos'è, quindi vabbè. Ottima per fare shopping. Le carte 12x12, no. Cioè ci stanno messe in piedi, cioè ci stanno così, ma scoricate no, però in piedi ci stanno così, voilà. Non ci capisci niente con le spese. Allora, io consiglio sempre di fare la versione senza spese. La versione che comprende le spese comprende metà della quota di spedizione, quindi 4,25 euro sommati al costo del kit senza spese. È fatto per chi generalmente non aggiunge niente nell'arco dei due mesi. Se raggiungete le spese di spedizione, ovviamente gratuite, di solito mettiamo un buono al momento della spedizione del kit, però il consiglio spassionato che vi do è fatelo senza, se poi ci sono le spese da aggiungere, le aggiungete all'ultimo. Guarda, l'ho fatto vedere anche a madre, anche lei non capisce. Adesso non so neanche dove l'ho collocato, ma veramente non... Che cos'è? Secondo me io volevo ordinare una cosa e ne è arrivata un'altra, perché non si spiega. Adesso poi guardo se me l'ha lasciato qui intorno. Vabbè, così, per il mio shopping compulsivo. Pois, bellissima. Hai pois su tutti e due i lati e sul soffietto c'è scritto Doodle Dog Design e di qua anche. E ha anche i manici qua. Bella. E questo è quell'arcobaleno. Aspettate che la Cle mette via. La Cle ha perso il sacchetto. Eccolo. Allora. Così. Ce la posso fare, abbiate fede. Così. Allora. C'è qualcuno che non aggiuste, che non aggiunge niente, che magari non aggiunge tutti i mesi e che quindi ha scelto la versione con le spese o che vuole essere sicuro di non dimenticarsi di pagare le spese in un secondo momento? Io spassionatamente vi consiglio sempre di non metterle. Sai che non c'è il fondo rigido? No. Aspettate che adesso apriamo anche questa, che è stata aperta dalla dogana, secondo me.
Allora, Rainbow, bellissima. Esatto, ah sì che c'è, certo che c'è. Tenerezza che mi faccio, non l'ho visto nell'altra. Perché è appoggiato lì e l'ho scambiato per un pezzo. C'è anche nell'altra, vabbè. Sono veramente pessima. Sì, c'è anche il fondo rigido che ve la tiene ovviamente aperta. È bellissima questa col rainbow. Sì, fondo che assolutamente, cioè mi sembrava strano, ma non l'ho visto. Voilà. Ed è bellissima. Sono bellissime tutte e due ed è una tela. Non è plastica, mi sembra un TNT quella teletta, però mi sembra anche meglio della TNT con cui di solito si fanno le shopper. Cioè mi sembra più... un tessuto più sostenuta. Come non ti si apre il sito sul cellulare, prova a digitare direttamente su Google il negozio della mamma di Clay e a non passare da Facebook. Ogni tanto da questo problema da Facebook non so spiegarti perché. E questo è fatto. Vediamo se trovo la roba che ho comprato che non so che cos'è e che non ricordo neanche di aver comprato. Aspettate. Allora. Madre me l'ha buttato probabilmente. Chissà. Ah, eccolo. Allora, se qualcuno mi svela l'arcano, che cosa potrà mai essere questa cosa? Sono due. E raso. Che cosa, cioè, cosa può avermi fatto incarrellare questa cosa qui secondo voi? Io non, cioè, adesso non saprei assolutissimamente ripercorrere e capire da chi è arrivato. E bah, non so, attendo vostre. Fasce per capelli non le uso, quindi non credo. È un fularino da hostess, fammi pensare, non prendo un aereo da un paio d'anni, ecco sì, non ho la statura, per... ma è, non c'è scritto, beh, arriva, è un sito cinese, quindi potrei averlo comprato su una di queste pubblicità da cui mi faccio ingannare spesso su Facebook, chi lo sa, non lo so, nastro per capelli, due, non lo so. Decorazione per una borsa. Oh. È che non ho assolutamente memoria. Non lo so. Non, I don't know. Cioè, ovviamente ho già buttato il pacchetto. Da solo. No, no, non è un omaggio. È arrivato indirizzato a me. Me persona fisica medesima. Dici, ma non lo so. Cioè non ricordo di averlo comprato, cioè in realtà non mi dispiace neanche nel colore, nel, cioè, però non ne ho nessun tipo, cioè non ho memoria visiva di tutta questa cosa qui. Ma la cintura, ragazze, io sono magra, ma non, cioè, non, mi, cioè mi cinta a malapena, cioè adesso sono un po' imbacuccata, ma non ci sto qui dentro io. Twill per fare un cravattino. Non so, adesso cercherò di fare una cronologia per decorare le borse, ma io non ricordo di aver ordinato una cosa del genere, però chi lo sa. Twill foulard, si impregnano col profumo attorno a qualche, non lo so, vi farò sapere. Per ora la Clay li mette qui sull'accrocchio, poi vediamo. Così, è andata così, cosa devo dirvi? L'ho aperto, ho detto, boh, per Sirius. Che non gli dona il blu notte, così, secondo me. Avrei dovuto scegliere un altro colore, però. Per non spruzzare il profumo sulla pelle. Ma magari è un regalo, però dal modo in cui era scritto l'indirizzo è il modo in cui lo scrivo io. Quindi credo di essermelo comprato da sola. Credo anch'io, Simone, che potrebbe avermi spedito un'altra cosa. E chi lo sa che cosa potrebbe essere? Voglio dire, boh, delle ciglia finte, ok, la chiusura degli album, quindi mi servirà una collezione di carte fatta così. Allora, io per stasera vi abbandono, vi ho fatto vedere le cose di Doodlebug che secondo me erano quelle che avevano bisogno di essere un pochino più
viste e commentate. Oggi è arrivato anche un reintegro di Florilège della collezione Enchantment. Sono arrivati dei reintegri di Spellbinders. È ritornato anche il... vediamo se riesco a prenderlo senza incrocchiarmi qua. Il set della Ceralacca, che adesso vi faccio vedere. Ma penso anch'io che sia un errore. Non ricordo veramente. Vabbè. Vedremo. Allora, vi faccio vedere il set della Ceralacca di Spellbinders. I guanti, uno ne è arrivato, l'hanno spedito in tre pacchi. Se uno degli articoli è quello lì, ovviamente non è giusto. Allora, voilà. Vediamo questo kit. Qui c'è il tappetino in silicone su cui... oh, che roba deliziosa! C'è il cucchiaino. Simona, davvero? Così. E questo è il manico, che immagino che sia... c'è il manico con un sigillo che dice For You, che immagino che sia assolutamente svitabile. Sì, assolutissimamente. C'è questo che serve, adesso vediamo di toglierlo, per mettere il lumino e poi si scalda così. Delicious, bellissimo. E qui c'è un pacchettino con una confezioncina splendida. Lì c'era lacca dorata. Sì, no, anch'io penso che la pistola sia la soluzione più pratica. Questo però è tanto tanto bellino. Se volete fare un regalo, se volete farvi un regalo, se siete personcine più precise, io con la pistola faccio meno fatica e riesco a fare delle cose decentemente tonde. Però... opla, adesso rimettiamo la fascia e rimettiamo anche la bustina. Buona serata! Anch'io adesso vi abbandono, vado a mettere sulla cena. Se avessi voglia dovrei anche un attimo rivedere questo spazzolo qui. So che Marianna non mi ha detto niente perché è carina e gentile, ma non si possono più vedere queste unghie. E vabbè. E cos'altro? Domani vediamo insieme... vediamo insieme le novità di My Favorite Things che dovrebbero arrivare. In questa settimana vorrei riuscire a fare il live del Project Life, e se siamo abbastanza rapidi possiamo fare anche lo yoga degli appiccichini, o ce lo riserviamo per un live più rapido. Sabato dovremmo fare il progetto di novembre con Mariella, così cerchiamo di riportarci bene bene in pari, e vorrei provare qualcuna delle novità che sono arrivate. Insomma, se avanza qualcosa di Spellbinders, volentieri. Le cose della My Favorite Things sono veramente deliziose, e poi intanto aspettiamo le novità. Abbiamo Tommaso che mercoledì presenta, Moda Scrap presenta il 12, non abbiamo ancora però ricevuto indicazioni in merito, e poi vediamo. Cosa devo dire? Ho ordinato, ecco, lo dico per così, per prepararvi a questa cosa. 49 Market ha fatto un paio di collezioni nuove che sono bruttissime, ve lo dico, sono tremende, però mi sono cadute tutte nel carrello con un numero spropositato di elementi laser cut, che sapete che durante lo sviluppo del mio December Daily sono stati usati e osannati tantissimo, quindi ne ho fatto tanta scorta. Siate pronte perché sono molto belle queste collezioni. Le carte di Metal Taste non le ho fatte rivedere, per scaramanzia ve le faccio rivedere quando mi arrivano, portate pazienza, ma sta andando tutto storto. Ho le copertine forse qua, sì, le prove in realtà, ho sempre qua le prove, gennaio, foglio di tessere, 9, 3, 6, 9 carte, e queste sono le carte di febbraio, questo è un errore, ma l'ho corretto, nella copertina non ci sarà più, tranquilli. Quando arrivano cosa? Mi sono persa un secondo. Le mie carte, spero fine settimana e inizio della prossima. Vi faccio vedere cosa stiamo preparando. Aspettate. Voilà. Appena mi danno le ultime copertine stiamo facendo i pack dei kit dello scorso anno, quindi le 6 carte, che saranno fine esaurimento scorte. Questo qui è il kit di luglio. E ci saranno le 6 carte e i 2 ritagliabili. Madre li sta confezionando. 49 Market in realtà non dovrebbe metterci tantissimo, Alessia, perché il fornitore lo dava disponibile da metà dicembre, che poi scivola sempre in qualche giorno in più di attesa, però secondo me
per fine mese dovremmo avere tutto. Febbraio piace molto anche a me e secondo me si adatta bene, a parte per un San Valentino più sobrio, quest'anno non ho fatto nulla per San Valentino, non ho fatto veramente in tempo, rimedieremo il prossimo anno, però si presta anche per le lauree, per questo rosso, il rosso, il nero, insomma, secondo me può essere usato anche, può essere declinato anche in questo modo, ecco. Attenti, sì, esatto, no, no, per carità, vuoi mai che ne vada dritta una, vuoi mai che una gioia, no, no, ti caschi addosso, per carità. Eco Park, Snowed In, non l'ho presa forse quella collezione lì di Eco Park. Se vuoi qualcosa in particolare puoi usare il Trovalo per me, se li troviamo dai nostri fornitori, i tempi non sono particolarmente lunghi, lo facciamo arrivare. Il Buono Magico, ricordatevi solo che il Buono Magico non è usabile per i preordini, per i kit, la fidelity, i corsi, i prodotti già in offerta non possono essere comprati con quel buono, quindi ho dovuto annullare un paio di ordini, ma perché magari uno non ci pensa, non se lo ricorda, però tenete presente che possono essere usati solo per determinate categorie, escludendo gli altri. Ma guarda, li abbiamo fatti, Elisa, perché così raccogliamo le carte e chi vuole un mese ce l'ha lì e poi deve solo prendersi gli abbellimenti. I calendari. Mi sarò scansata troppo da una gioia. Guarda, è un'immagine che assolutamente calza perfettamente. Scappando da una gioia mi si è incriccata la schiena. Sì. Pennywise si è abbonato alla release. Absolutely. E li stiamo facendo. In realtà madre li ha già confezionati tutti, ma mi mancano delle copertine e un paio di carte che abbiamo fatto ristampare. Poi questi kit porteranno la release alla fine. Io vi preparo dolcemente. Ne abbiamo abbastanza, però una volta finite non verranno ristampate queste carte dei Metal Tales dei vari anni, quindi andranno ad esaurimento. Io vi preparo. Sì, il buono normale, il buono non potete pagare il Trovalo per me col buono, purtroppo non abbiamo trovato una soluzione operativa diversa, bisogna forzarlo a mano, ma spesso e volentieri quando li forziamo a mano poi si scombinano altre cose, quindi se non c'è altra soluzione lo inseriamo a mano. Preferirei che non usaste i buoni per gli ordini con il pagamento successivo, perché a livello di sistema ci hanno creato un sacco di bacche e non riusciamo a venire a capo del perché, così. Sì, ve lo pubblico, ve lo dico assolutamente. Scusatemi, ci saranno le 6 carte e i 2 ritagliabili, fine ad esaurimento, ovviamente, e credo che nell'arco di qualche giorno dovremmo essere in grado di pubblicarli, perché madre li ha già prenotati. Il buono, se sono bundle e preordini non si può usare il buono, se sono prodotti che abbiamo già qui, quindi niente preordine e non sono scontati, quindi la fustella, il timbro, sì. Se sono bundle è un prodotto scontato, se sono preordini, i preordini non ricadono in quella categoria, quindi non si può usare per quello, ma potrete usarlo per un sacco di cose. Ti serve, dovrebbe esserci ancora. Nel pad le tinte unite sono quelle che vendiamo come fogli singoli e quindi sono 30x30, sì. Ma giusto, bisogna fare spazio, l'idea è di finirle e poi di fare spazio a quelle nuove, anche perché adesso ogni mese negli espositori mi servono, adesso vi faccio 2 conti, 9, il foglio di ritagliabili 10, gli sticker 11, vellum acetato 12-13, ci saranno 13 posti per mese, quindi cioè, chi di voi è stato in negozio sa il numero di espositori più o meno che ci sono e bisogna insomma in qualche modo. Lo spoiler delle frasette baby non ce l'ho qui, aspettate che lo stampo, secondo solo, poi vi lascio andare. Allora, non ho ancora esattamente deciso i timbri. Puoi fare l'abbonamento solo ai timbri? No, no, non mi piego assolutamente. Nella release non ci sono i timbri, ma potete fare l'abbonamento solo ai timbri. Aspettate che prendiamo. Allora. Credo che siano... In realtà questa forse è la versione che è ancora un filino... Ho ridotto un pochino come dimensioni.
sei la nostra gioia, sono un raggio di sole, eccomi qua, felicitazioni, ben arrivata, è arrivata la cicogna, congratulazioni, benvenuta, la nostra famiglia cresce, ti abbiamo aspettato tanto, ben arrivato piccolino, è nata una stellina, un piccolo batuffolo. Credo che questa sia la versione che poi ho ridotto un briciolino, perché una volta tagliate mi sembravano troppo grandi. E quindi ne ho fatto un'altra versione che non so perché adesso non mi ha stampato, però le frasette sono queste, il font è questo, così mi sembrava abbastanza leggibile pur mantenendo la, come dire, la particolarità di questo stesso font. Una plancetta sarcastica, ci stavo pensando perché abbiamo Gigetto con questi occhiali. Volevo farli anche per San Valentino e non ho fatto in tempo per... Ma i girasoli ci sono, Sara, non ci sono i girasoli, scrivici un secondo a problemi d'ordine che domani controlliamo, dovrebbero essere ordinabili comunque. I narcisi saranno ad aprile, sono le carte di aprile. A marzo avremo questa cosa un po' fiabesca, un po' con dei draghetti, un po' di un cavaliere e una principessa, ad aprile ci saranno i narcisi. E sì, adesso poi lavorerò, ho quasi finito con la collezione baby, se non fosse che ieri ho avuto un attacco di emicrania di quelle con aura, di quelle... importanti, quindi il pomeriggio non ho concluso assolutamente niente, mi manca solo da provare a fare la plancetta di timbri e poi decideremo che cosa fare, insomma quando finirà il capodanno cinese ci mettiamo all'opera. Intanto in mezzo abbiamo Francoforte, insomma spero che si riesca ad andare a Francoforte a vedere qualche novità, spero tanto, così vi porto con me come ai vecchi tempi, eh? Non andiamo al Creativation, ma... I draghetti in abbondanza, bene, ah, sono molto carini, cioè non sono draghetti in stile Doodlebug, sono proprio un pochino più fiabeschi, però mi ero innamorata di quella palette, poi c'è del craft, insomma, sapete che io cedo facilmente. Quindi vi lascio andare, vi rimando sul sito per le novità, oggi è arrivata questa collezione di Doodlebug, voilà. Day to Day, che è un modo nuovo, almeno io non so se qualche altro brand lo ha fatto, io è la prima volta che lo vedo fatto da Doodlebug, esattamente come ho visto fatti da loro per la prima volta, e glieli stiamo copiando tutti, i Shadow Box Kit, che noi copiamo con il nostro yoga degli appiccichini. Mi sembra un'idea originale, mi sembra un'idea furbissima per recuperare i ritagli, per fare comunque qualcosa di creativo in tempo breve, per far giocare i bambini, giocare intendo con gli appiccichini, non giocare. A me sembra una cosa molto, 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 molto furba. E poi sono arrivati dei reintegri di Florilege, dei reintegri della Spellbinders... E mi sembra basta. Giuro che domani cerco di tirare fuori gli abbellimenti dei kit di gennaio e febbraio che sono arrivati, quindi puffy, washi, sticker e chipboard che sono quelli nuovi. E pian piano ci colletteremo tutto, siamo in ritardo, quindi a breve, cari abbonati, riceverete una mia mail che vi dirà. Purtroppo, per cause di forza maggiore, ci vediamo costretti a posticipare la data di inizio spedizione almeno al 20. Però io ci provo a organizzarmi per tempo, eh? Cioè a livello teorico sono preparata e che poi con la pratica ho delle difficoltà oggettive non importanti, ecco. Io per ora vi saluto, ci aggiorniamo domani con gli arrivi di domani e domani magari se sono un pochino più tranquilla e se mi passa questa cosa alla schiena riesco anche a fare un progettino, magari anche veloce veloce, non il Project Life, ma potrebbe essere assemblare una delle fustelle nuove della My Favorite Things che trovo assolutamente deliziose e pian piano iniziamo a giocare anche con tutte le cose che ci sono in negozio. Dobbiamo montare, ecco una cosa che vorrei fare in settimana è montare il telefono che l'ha donato, mi ha dato in affido, è una Foster fustella, così da potervi far vedere che meraviglia è e magari usiamo proprio le carte della Doodlebug, potremmo fare ancora un revival di Natale, vediamo. Per ora grazie a tutti e buona serata. Ciao ciao!